vuoi, fratello carissimo, adempiere fino alla morte il ministero a noi affidato dagli apostoli, che noi ora trasmettiamo a te mediante l'imposizione delle mani con la grazia dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi predicare con fedeltà e perseveranza il Vangelo di Cristo? Sì, lo voglio. Vuoi custodire puro ed integro il deposito della fede secondo la tradizione conservata sempre e ovunque nella Chiesa fin dai tempi degli Apostoli? Sì, lo voglio. Vuoi edificare il corpo di Cristo che è la Chiesa, perseverando nella sua unità, insieme con tutto l'ordine dei Vescovi, sotto l'autorità del successore del beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Vuoi prestare fedele obbedienza al successore del beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Vuoi prenderti cura, con amore di padre, del popolo santo di Dio e con i presbiteri e i diaconi, tuoi collaboratori nel ministero, guidarlo sulla via della salvezza? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre accogliente e misericordioso, nel nome del Signore, verso i poveri e tutti i bisognosi di conforto e di aiuto? Sì, lo voglio. Vuoi, come buon pastore, andare in cerca delle pecore smarrite per riportarle all'ovile di Cristo? Sì, lo voglio. Vuoi pregare, senza mai stancarti, Dio Onnipotente, per il suo popolo santo ed esercitare in modo irreprensibile il ministero del sommo sacerdozio? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio onnipotente e misericordioso, perché conceda a questo nuovo eletto la ricchezza della sua grazia per il bene della Chiesa. Signore, sul campo dell'eletto sarà posto il libro dei Vangeli aperti, perché apprenda che egli, benché sia capo di tutti, non diventa sottoposto a questa legge, comanda a tutti, ma egli stesso è legiferato dalla parola di Dio ed è sottomesso ad un'autorità.
o Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, tu abiti nell'alto dei cieli e volgi lo sguardo su tutte le creature e le conosci ancora prima che esistano. Con la parola di salvezza hai dato l'ordine di vita della tua Chiesa. Tu dal principio hai eletto Abramo come padre dei giusti, hai costituito capi e sacerdoti per non lasciare mai senza mistero il tuo santuario. E fin dall'origine del mondo hai voluto essere glorificato in coloro che hai scelto. E fondi ora sopra questo eletto la potenza che viene da te, o Padre, il tuo Spirito che regge e guida. Tu lo hai dato al tuo benedettissimo Figlio Gesù Cristo ed egli lo ha trasmesso ai santi apostoli che nelle diverse parti della terra hanno fondato la Chiesa come il tuo santuario a gloria e lode perenne del tuo nome. O Padre, che conosci i segreti del cuore, concedi a questo tuo servo da te eletto all'Episcopato di battere il tuo santo greco e di compiere in modo irreprensibile la missione del sommo sacerdozio. Egli serva notte e giorno per renderti sempre a noi propizio e per offrirti i doni della tua santa Chiesa. Con la forza dello spirito del sommo sacerdozio abbia il potere di rimettere i peccati secondo il tuo mandato, disponga i misteri della Chiesa secondo la tua volontà, sciolga ogni vincolo con l'autorità che hai dato agli apostoli. Per la nostra virtudine e la purezza di cuore sia offerta viva a te la vita per Cristo tuo Figlio. A te, o Padre, la gloria, la potenza, l'onore per Cristo con lo Spirito Santo della Santa Chiesa ora e nei secoli dei secoli. Amen. L'unzione del capo con l'olio profumato del crisma manifesta la piena partecipazione e conformazione dell'ordinato al sacerdozio di Cristo, l'unto del Padre. La consegna del libro degli angeli è segno evocativo della missione affidata. Seguono la consegna dell'anello, segno della nuzialità tra il vescovo e la chiesa diocesana, della mitra, elemento distintivo della dignità episcopale, il pastorale, espressione visibile di quell'umile servizio che il vescovo deve rendere alla comunità affidata a Cristo, il vero pastore della Chiesa, fino a divenire forma gregis. Thank you.
Spirito Santo di Apostolo e Vescovo, a reggere la Chiesa di Dio.